Buonasera e ben ritrovati a Come se fosse facile, l'approfondimento televisivo di Rimini Social. Questa sera parliamo delle memorie della linea gotica orientale, un progetto che abbiamo già affrontato l'anno scorso, sempre in trasmissione, che torna quest'anno perché ha delle novità. Sono stati realizzati 10 nuovi video che si aggiungono ai 16 dell'anno scorso, 2 interviste audio recuperate e delle letture, quindi si amplia il parco della memoria degli anni della guerra, che in questo modo può essere proposto alle nuove generazioni, perché l'importanza di traghettare la memoria nel digitale proprio per dare maggiore fruibilità a questi documenti è il focus e l'obiettivo di questo progetto. Ne parliamo con i nostri ospiti. Abbiamo con noi, ancora una volta siamo contenti che sia qui con noi, Silvana Cerruti, autrice di Rosso il Fronte e esperta di storia locale. Silvana, buonasera. Ciao. Buonasera. Ed è con noi anche Mirna Cecchini, sindaca di San Clemente. Buonasera. Buonasera. San Clemente è uno dei 4 comuni, insieme a Montescudo, Montecolombo, che è capofila del progetto, Gemmano e Montegridolfo, che partecipano al progetto. Prima di entrare nel vivo dell'argomento, però, ci guardiamo il trailer nuovo di quest'anno delle memorie della linea gotica orientale. Io dico, quella notte, non mi vergogno a dirlo, eravamo non ricchi, ma stavamo bene. Da quella volta, da ricchi, siamo diventati poveri. Fuori era una pioggia di bombe, cannoni, gli aerei da sopra. Che roba la guerra. Solo pensarci. E venivano con i compagni morti sulle spalle. Il babbo era proprio vicino alla porta e lui è morto subito, schiacciato lì. Qui il capo che conosceva tutti i rifugi ero io. È tempo del rastrellamento, ne ho salvato 52. A noi i tedeschi non ci ha portato via niente. Ci hanno aiutato a nascondere il grano, tutto. Non ci hanno portato, sono arrivati gli inglesi e ci hanno portato via tutto. Quando sono tornati a casa abbiamo fatto l'alberetto, mi ricordo che sono tutti gli animali morti, le mucche, i cani. Mi ha fatto un'impressione che ancora adesso, quando ci penso, mi sembra di vederle qui davanti, gli occhi. Questo campo qui sono stata non so quanti anni senza passarci più, perché mi sembrava di vedere sempre quelle persone, o un piede o un braccio. Da noi anche ha molestato anche le donne, anche i bambini, anche i bambini. La guerra è una cosa che sarebbe da evitare. Con la guerra chi si rimette sono sempre i più deboli. Sindaca, pensando al territorio, in particolare al suo comune. Oggi sembra quasi impensabile ricordare che 70 anni fa in quelle zone, su quelle linee immaginarie su cui si spostava il fronte, c'è stata una guerra fratricida e devastante. Qual è quindi il valore della memoria? Il valore della memoria è importantissima, tanto che noi non abbiamo esitato un attimo ad aderire a questo progetto finanziato dalla Regione Emilia-Romagna, che si è sempre dimostrata sensibile a questo tipo di progetti. Il valore della memoria, io penso che chi ha vissuto l'evento bellico devastante abbia dei ricordi, aveva dei ricordi, e quei ricordi, che il ricordo è personale, il ricordo è intimo, individuale, quel ricordo deve essere, secondo me, trasformato in memoria, deve diventare una memoria collettiva da tramandare alla comunità, di generazione in generazione, come si diceva prima.
Quindi quando ho avuto l'opportunità con i miei colleghi di partecipare a questo progetto, io l'ho fatto molto volentieri, perché penso che in ogni comune ci sia, ad esempio, il monumento dei caduti, no? In molti sono incisi dei nomi, ma quei nomi prima che soldati erano uomini, uomini strappati alla mia comunità. Io ogni tanto mi fermo e leggo quei nomi. Strappati alla propria quotidianità, strappati ai propri affetti, alla propria famiglia. E non sono più tornati. Questa è una ferita lacerante di una piccola comunità come quella di San Clemente. Poi tutto, non è mica retorica dire che tutto è successo per affermare un diritto fondamentale, che è quello della libertà. E penso che questa libertà non debba mai essere data per scontata. Vada difesa giorno dopo giorno. E la devono difendere comunque anche le nuove generazioni, perché è sempre comunque precaria e in pericolo. Se noi non diamo alle nuove generazioni questa coscienza collettiva di quello che è stato, di quella profonda ferita, di quella colpa perenne di cui ci siamo macchiati, penso davvero che quel valore fondamentale, fondante della nostra Costituzione, che è la libertà, sia davvero in pericolo. Ma è facile o meno facile parlare alle nuove generazioni di memoria, di libertà e del valore di questi eventi, di questa memoria? Ma secondo me le nuove generazioni usano dei mezzi che sono ad esempio i social, il web. Siamo noi che, per questo che il progetto mi è piaciuto, siamo noi che dobbiamo far sì che quelli che sono testimonianze anche datate possano essere trasformate e comunicate tramite questi mezzi. La responsabilità è sempre la nostra, non è delle nuove generazioni. Cioè siamo noi che abbiamo il dovere, io dico l'obbligo più che il dovere, però il dovere di trasmettere quella che è poi, insomma, la memoria, come dicevo prima, di una tragedia. Silvana, guardando invece la cosa dall'altro punto di vista, è facile tirar fuori la memoria di quegli eventi dalle persone che l'hanno vissuta? All'inizio non è stato facile, infatti io che avevo iniziato questo progetto di recupero delle memorie femminili dietro a una spinta emozionale, perché desideravo che le donne, che con i bambini sono sempre le vittime passive delle guerre, diventassero protagoniste, e anche perché ero così incuriosita, perché i libri parlano solo di uomini, di quello che hanno fatto gli eserciti. E all'inizio io sono passata attraverso il sindaco di Gemmano, la provincia, ma soprattutto devo dire, io ero responsabile del coordinamento donne pensionate della SPI, della CGIL, e grazie alle conoscenze sviluppate attraverso questa situazione e questa istituzione sono riuscita ad avvicinare la popolazione di Gemmano attraverso ben 15 laboratori tenuti la sera, dove poi io raccontavo le memorie che avevo raccolto, però in ogni famiglia, da ogni anziano, mi accompagnava una persona che già li conosceva. E diciamo che il primo input era quello emozionale, come ho detto. E poi volevo che il diritto alla memoria venisse affermato sia per chi raccontava, perché per gli anziani è stata una grande ricchezza raccontare. Si sono un po' anche liberati da certe memorie, certi ricordi che non volevano ricordare. Dopo 60 anni molte donne sono riuscite a parlare degli stupri. All'inizio c'è un po' un rigetto, cioè c'è difficoltà ad affrontare la memoria. Sì, tant'è che quando attraverso un amico ricercatore il mio lavoro è arrivato all'Università di Bologna, si sono stupiti perché sapevamo dei marocchini, adesso non vorrei dire, ma che dalla parte di là, verso, che erano insieme agli americani, insomma, no? E ai francesi, c'erano stati molti episodi anche abbastanza pesanti, ma qui non si era mai parlato di stupro. E queste donne se ne sono liberate dopo 60 anni in dialetto,
Io ancora mi emoziono perché la prima volta che una me ne ha parlato io sono rimasta basita. Quindi loro sono liberati, hanno acquisito una grande sicurezza rispetto a prima, si sono sentiti utili, necessari. Poi io andavo a trovarli, li ho intervistati in diverse situazioni, mi hanno raccontato tutta la loro storia, la loro vita, come funzionava la vita anche prima della guerra, che è stato molto interessante. E loro il diritto di raccontare, ma il diritto anche nostro di conoscere, soprattutto le nuove generazioni, di conoscere, perché se nessuno glielo racconta non lo conosceranno mai. Ma come si trasforma la memoria, che è una cosa personale, in storia, che è un elemento per tutta la collettività? Allora, la storia orale, che è un po' l'impronta che c'è stata in tutti i secoli, perché parliamoci chiaro, le storie popolari venivano raccontate dai cantastorie, gli stessi ebrei prima della Shoah non hanno memorie scritte. Io conosco molte persone che mi hanno confessato questo, perché la memoria era orale. La memoria orale è molto soggettiva, perché viene filtrata dalle emozioni. Ecco perché... E diciamo che è un aiuto alla storia ufficiale, però va sempre un attimo soppesata. Infatti per questo attraverso i laboratori raccontavo le storie e sentivo le testimonianze, perché quando poi le testimonianze erano diverse, ok, perché la memoria orale viene filtrata sia dall'emozione che anche dalla propria cultura, ed è soggettiva la memoria, perché io ho vissuto quell'episodio e dietro la spinta emozionale lo ingigantisco oppure lo minimizzo, a seconda di come l'ho vissuto. Per questo non è in antagonismo con la storia ufficiale, è un aiuto alla storia ufficiale, però va presa a piccole dosi e poi cercando di controllare, insomma. Io mi sono servita molto del libro di Douglas Orgill, che era questo giornalista al seguito delle truppe alleate, che lui ha fatto proprio un diario ora per ora, vorrei dire, quindi anche le memorie della Valconca lui le ha proprio scritte tutte, però dal punto di vista sempre dell'esercito, degli alleati, quindi certe affermazioni però combaciano, perché i combattimenti per esempio sul Monte Gardo lui li riporta tutti. Quando mi dicevano in un giorno il Monte Gardo l'hanno perso e preso 7 volte, è vero, quindi... Alla fine dice non sapevamo mai se eravamo sotto i tedeschi o sotto gli inglesi alla fine della giornata, e non era, insomma, sì, non una situazione piacevole. Sì. Immagino. Mirna, parliamo di storia, che comunque è una storia recente. Tutti d'accordo nell'affrontare queste memorie, o in giunta, o quando comunque c'è un po' di colore politico nella questione, qualcuno storce il naso quando si parla di questi accadimenti? Nella mia giunta no, nella mia squadra no, quindi tutti coesi, compatti, convinti di questi principi, sono principi che ci hanno sempre guidato, sempre. Bene, allora noi adesso ci prendiamo una piccola pausa, ci guardiamo il filmato dell'altro sociale. Questa sera è la storia di Aruna, un ragazzo, un migrante arrivato in Italia che adesso affronta, come tanti altri ragazzi nella sua condizione, le difficoltà del nuovo decreto sicurezza, ma per Aruna si è aperta una nuova porta, quella di una famiglia che l'ha accolto. Sentiamo la storia che ci racconta Serena Saporito. La prima cosa è conoscere. Conoscere gli altri ti permette di entrarci in rapporto e vedere che sono esattamente tutte persone che hanno il tuo stesso desiderio di essere felici. Una famiglia normale, 2 professionisti, 3 figli, di cui 2 all'università. Un giorno hanno deciso di fare qualcosa a cui non avevano mai pensato prima: aprire la porta di casa a un ragazzo rifugiato. Aruna, arrivato dal Mali, dopo un terribile viaggio, prima attraverso il deserto dell'Algeria, poi in Libia, infine per mare, fino all'Italia, accolto in Caritas a Rimini. Una volta ricevuto il permesso di soggiorno umanitario, per lui, come per tanti altri, si è aperta la fase del non sapere dove andare. Anche nel momento in cui sono riconosciuti,
realtà il loro destino è di essere per la strada, perché da quel momento non hanno più diritto a nessun tipo di tutela e quindi si trovano davanti a un bivio. Oppure c'è l'altra possibilità, è capire come noi possiamo in qualche modo accogliere queste persone, accogliere in casa ma accogliere anche in tutti i modi, da dargli un paio di scarpe al sorriso per la strada come a tutti gli esseri umani. Tutto è nato da un messaggio arrivato in una chat di WhatsApp. Chiedevano appunto la disponibilità di accogliere un ragazzo del Mali che era uscito dal progetto della Caritas, riconosciuto come rifugiato politico. Ha incrociato un mio desiderio, che era quello di... che mi ero accorta di non saper voler bene gratuitamente all'altro. E quando è arrivato questo messaggino, questa richiesta di aiuto, mi è sembrato proprio che fosse una strada per poter imparare. Quando mi hanno bussato sulla spalla a me, la mia risposta è stata subito no, perché anche tutta quella conoscenza non serve a niente fino a che non si smuove qualcosa dentro. E questa smossa me l'hanno data la mia moglie e i miei figli, che tutti e quattro volevano assolutamente accogliere a Rula. Io da quel giorno ho detto che la conoscenza fa cadere tutti i muri. Mi hanno invitato tante volte a cena anche a pranzo con i suoi amici. Sono diventato amici. Un'esperienza che non è rimasta confinata tra le pareti di casa. Lo scorso 1 gennaio Aruna ha festeggiato il suo compleanno, il primo della sua vita. Hanno partecipato anche tanti altri ragazzi arrivati dall'Africa che ha conosciuto nel suo percorso, una rete che ora Ignazio e Stefania seguono da vicino. Ci siamo accorti che il bene è contagioso, tant'è che vicini di casa, sorelle, cognati, tutti stanno partecipando al bene di Aruna, chi magari insegnando l'italiano, chi insegnando le altre cose. La questione dei documenti è importantissima, alcuni di loro li hanno dal loro stato, ma molti molto pochi. In questo momento si sta creando anche una situazione particolarmente difficile, perché con il decreto sicurezza verrà tolto alla maggior parte di questi ragazzi la possibilità di avere una carta d'identità, che di per sé non è nessun documento che gli permetta di stare in Italia, ma quello che gli consente è di poter avere un conto presso le poste, un conto in banca, e in quel modo lì poter ricevere uno stipendio, perché altrimenti il datore di lavoro non può pagarli. Se uno non ha carta d'identità, sostanzialmente non può che lavorare in nero, non può che entrare nel giro dei lavori sottopagati o comunque negli sfruttamento. Ora restare in Italia è un imperativo, perché indietro non si può tornare. Per farlo occorre trovare un lavoro. Aruna in questo momento sta studiando, sta facendo la terza media, si sta impegnando moltissimo. Nel frattempo sta facendo anche dei piccoli corsi di cucina per imparare un mestiere e probabilmente adesso inizierà uno un pochino più strutturato. Il suo scopo, la sua passione sarebbe diventare fornaio, e comunque lui ha bisogno assolutamente entro ottobre di trovare un lavoro fisso, perché a ottobre gli scade il suo permesso di soggiorno per scopi umanitari. Con il nuovo decreto non potrà più essere assolutamente rinnovato e quindi l'unica possibilità per lui è avere un permesso di soggiorno. Still you want me. Stress, lime, cigarettes, politics, and deficits. Una sera tornando a casa mi ha guardato e mi ha detto: senti Ignazio, ma io e te siamo uguali? Io gli ho risposto: ma stai scherzando, ti vedi? Sei nero e non ti si guarda, sei musulmano, parli un'altra lingua, dici cose che non capisco, dici cose che non comprendo, secondo te siamo uguali? Lui mi ha risposto: no. Io gli ho detto: vedi, ed è bellissimo, siamo proprio talmente diversi che ci troviamo l'uno dall'altro. Abbiamo visto la storia di Aruna e invece tra le nuove interviste, tra le 10 nuove video interviste, mi è capitato, e qui ho una domanda per entrambi gli ospiti, di sentire due signore che raccontavano, una
faceva il paragone tra quando vede i barconi arrivare, immagina questi profughi che scappano e risente anche su di lei quei momenti, e un'altra che dice proprio palesemente: se tornasse una guerra anch'io andrei avanti, scapperei senza tornare indietro. Profughi delle guerre di oggi, profughi delle guerre di ieri, è azzardato e superficiale fare un paragone tra quello che è successo e quello che sta succedendo, Mirna? Ma la guerra, l'evento bellico provoca sempre migrazioni. Anche allora lo fece, no? Furono popoli sottratti ai loro territori. Allora però l'Europa era piegata dalla guerra, fame e miseria per tutti. Mi viene in mente il popolo istriano. Oggi queste persone comunque scappano da guerre decennali. Anche loro scappano dalla fame, dalla miseria, dalla mancanza di libertà. Solo che arrivano in Europa, e oggi l'Europa forse è uno dei continenti più ricchi del mondo. La risposta che non siamo riusciti a dare a livello europeo è gravissima, secondo me. È grave perché, ripeto, in uno dei posti più ricchi del mondo, che non si possa a livello europeo intraprendere un percorso comune dove si possa andare a gestire il fenomeno migratorio, che non si può fermare perché la storia ce lo dice, un percorso comune di solidarietà, di accoglienza, di protezione, di integrazione, perché poi l'integrazione è l'unica possibilità di poter gestire e in un certo senso controllare questi fenomeni. A me veramente sembra assurda questa cosa, gli egoismi nazionalisti ultimi, poi non ho voglia neanche di commentarli, quanto sono lontani dai miei principi e dai miei pensieri. Io penso che se l'Europa non farà questo in futuro sarà destinata a scomparire come entità politica. E penso che noi stiamo parlando di memoria, così stiamo dimostrando che la memoria storica non ce l'abbiamo. Quindi da un lato diciamo la memoria è importante, però quando si tratta di applicarla, di usarla come filtro, esatto, per leggere la realtà, la lasciamo da parte. Esatto. Silvana, secondo te? Infatti io penso che la memoria dovrebbe essere non ripiegarsi su se stessi e pensare a quello che è passato, ma dovrebbe essere azione, un'azione interiore che ci sprona a schierarci, perché noi abbiamo scritto la memoria dei vinti, perché va bene, poi alla fine abbiamo vinto, ma abbiamo vinto grazie agli alleati, ai partigiani, eccetera. Però noi abbiamo subito, ci è stata tolta la dignità in 20 anni precedenti alla guerra, ci è stata tolta la libertà, a maggior ragione dovremmo capire le persone che adesso vivono lo stesso dramma e cercare di andar loro incontro. Io dico che è una soluzione che va trovata a livello politico, ma doveva già essere stata trovata da tempo. E soffiare sul fuoco non serve a nessuno, perché vorrei ricordare questo. Noi abbiamo avuto un grande profugo, sarà una leggenda, sarà una storia, non lo so, comunque è scritto nell'Eneide. Quando Enea è arrivato in Italia, è stato accolto malamente, sfidato subito a duello perché era un profugo, era forestiero, veniva a rubare le donne ai latini, che, però ha vinto lui e grazie a questo è stata fondata Roma. Cioè voglio dire, la gente Giulia è nata da questa emigrazione. Qualcuno, se ha voglia di rileggersela l'Eneide, magari scopri che ci sono sempre state queste tragedie. Io non riesco a parlare molto di questo perché sarà l'età, non lo so, ma mi sento proprio male, perché penso che noi non possiamo dimenticare l'umanità, al di là del colore politico. L'umanità ci dovrebbe accomunare tutti. Non esiste che noi non proviamo la stessa sofferenza di chi ci sta di fronte, chiamiamola empatia, non lo so. Non è pietà pura e semplice. Il problema è che abbiamo chiuso i nostri cuori agli altri. Io la voglio mettere così e spero che prima o poi noi italiani siamo un grande popolo, apriamo gli occhi, la mente, il cuore e
risorgiamo. Speriamo, speriamo davvero che ci sia una nuova stagione dell'empatia. Mirna, prima di chiudere volevo riguardare un attimo, tornare alla memoria. San Clemente ci sono state, c'è proprio anche nel progetto l'apertura dell'archivio, le audio interviste. Com'è il recupero anche della memoria dal dialetto? Qual è il valore di questo gesto? Ma profondo, ha un profondo valore. Infatti i testimoni, quando raccontano, raccontano in dialetto, no? Questa lingua così radicata al territorio, così forte. E rende ancora più profondo quello che è il loro ricordo, quello che queste persone hanno vissuto. Quindi è stato un percorso, diciamo, interessante da fare, da andare ad estrapolare quei sentimenti da quello che erano anche le battute, no, date in dialetto. È stato davvero un recupero, secondo me, importante, ha un valore storico, sociale e anche culturale, perché secondo me quello che manca oggi forse è anche un po', mi permetto di dirlo, un po' di cultura non intesa come una serie di nozioni, ma come diceva l'esperta, la cultura anche del cuore, la cultura, la capacità di potersi emozionare, di entrare in empatia con chi abbiamo di fronte. Quindi se le persone che abbiamo di fronte soffrono, un popolo ricco deve comunque soffrire ed agire, come diceva Silvano, sono completamente d'accordo. Silvano, la memoria è cultura, quindi? Sì, sì. Io ho mantenuto il dialetto anche nel libro e con la traduzione, perché le persone, quando le intervistavo, iniziavano in italiano con un po' così, con calma, anche un po' impostato. Prevenuti. Poi, quando arrivavano le emozioni, arrivava il dialetto, che secondo me è la cosa più bella del mondo. Tutti i dialetti sono bellissimi. Io ho lasciato, ho consegnato tutti i video e tutti gli audio, cassette, tutto il mio lavoro, anche la trascrizione totale di tutto, all'Istituto Storico di Rimini. Lo dico perché vorrei che qualche giovane che magari vuol fare una ricerca sapesse che lì trova tutto. Io mi sono liberata di tutto perché desidero che venga lasciato a chi un giorno magari vuol fare una ricerca, e mi sembrava il luogo più opportuno quello. Bene, allora noi rilanciamo questo appello e ricordiamo che tutte le interviste, i video, sia quelli fatti sia quelli realizzati quest'anno, che vengono caricati periodicamente, si trovano sul sito www.memorieliniagotica.it e prossimamente saranno mandate anche qui su Icaro TV. Icaro, che tra l'altro ha collaborato alla realizzazione dei video con la sua struttura. Io ringrazio davvero tanto le nostre ospiti che ci hanno portato la loro testimonianza, le loro emozioni, che ci hanno fatto entrare nella storia e ce l'hanno fatta vedere anche da un punto di vista diverso, un po' più attuale. Davvero grazie per essere state qui con noi questa sera. E come sempre, prima di salutarci della sigla di chiusura, lasciamo la parola alla nostra altra rubrica, l'Informa Sociale, le pillole di Volontà Rimini, per raccontare come sta cambiando il terzo settore. Questa sera abbiamo Flaviano Zandonai che ci parla dell'impresa sociale. A me non rimane a questo punto che ringraziare la redazione di Rimini Social e di Icaro, che ha contribuito alla realizzazione della puntata, in particolare Cristina Gambini, che si è spesa molto in questo progetto. E vi do appuntamento per venerdì prossimo per un'altra puntata di Come se fosse facile. Buona serata. L'impresa sociale, ai sensi anche della nuova normativa, è un'organizzazione di natura imprenditoriale che produce beni e servizi di interesse generale. È una definizione molto semplice, ma che in realtà poi si articola
secondo varie modalità, diciamo. Prima di tutto è un'impresa che è senza fine di lucro, cioè i profitti, una parte dei profitti vengono reinvestiti per lo sviluppo dell'impresa e non solo per retribuire il capitale versato o i soci dell'impresa. Quindi è un'organizzazione poi che è rivolta in qualche modo a generare dei benefici a favore delle comunità locali e per questo opera all'interno di svariati settori di attività, coinvolge nelle sue attività i lavoratori e gli utenti dei servizi e infine rendi conto delle sue attività non solo attraverso un bilancio economico ma anche un bilancio sociale. Quindi l'impresa sociale è qualcosa che in qualche modo, grazie anche a questa riforma, si allarga sempre più a diversi settori di attività e attraverso diversi modelli giuridico-organizzativi. La riforma sul terzo settore, sull'impresa sociale, può rappresentare un importante trampolino di rilancio dell'impresa sociale, perché fino adesso questo modello di impresa si è affermato soprattutto attraverso certi modelli giuridici e organizzativi, quello delle cooperative sociali, e lavorando in determinati settori di attività abbastanza specifici, tipo i servizi assistenziali, sanitari, educativi e l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate. Però la riforma allarga i settori di attività e consente anche a diversi soggetti giuridici di acquisire questa qualifica di impresa sociale, al patto di aderire a quelle che sono le caratteristiche di questo modello di impresa, quindi non lucrativa, quindi generare beneficio sociale, coinvolgere i portatori di interesse. Ecco, questa può essere una norma, una riforma che sdogana l'impresa sociale sia in diversi settori di attività che attraverso diversi modelli di natura giuridica e organizzativa. Ma diciamo che l'impresa sociale è un po' una specie di perno, di modello organizzativo che sta tra profit e non profit per certi versi, perché è di natura imprenditoriale, però è anche un'organizzazione di natura non lucrativa, non profit, quindi per certi versi deve preoccuparsi in qualche modo di costruire delle relazioni, dei partenariati solidi, sia guardando all'interno del comparto di cui è parte, cioè del terzo settore, quindi collaborare piuttosto che integrarsi all'interno di reti e di filiere con organizzazioni di volontariato, fondazioni, associazioni. Questo è un primo versante molto importante perché l'impresa sociale viene dal terzo settore, però c'è anche un altro versante che è rappresentato dalle imprese, diciamo, for profit, a scopo di lucro, perché in realtà anche dentro pezzi di economia capitalistica oggi c'è sempre più un interesse anche a produrre valore sociale e ambientale. E quindi da questo punto di vista un legame non estemporaneo anche con realtà di impresa con le quali è possibile fare dei partenariati, delle collaborazioni, anche gestendo un'economia più sociale, più coesiva insieme, può rappresentare un'opportunità interessante anche di collegamento col mondo, diciamo, dell'economia tradizionale. Treat me, give me the one more.